Una nuova autoambulanza, acquistata con i fondi raccolti durante l'asta di beneficenza organizzata dal cardinale Crescenzio Sepe lo scorso dicembre, in occasione della serata di beneficenza per l'infanzia, è arrivata questa mattina allo stand del Policlinico Federico II di Napoli. Il cardinale ha benedetto i piccoli pazienti della TIN e la nuova autoambulanza, che andrà a incrementare il servizio di trasporto di emergenza neonatale del Policlinico Federico II, che è uno dei tre attivi nella regione Campania. Dal ricavato di quest'asta abbiamo potuto fare questa donazione, che è anche di prestigio, anche tecnologico, eccetera, più un ecografo che daremo poi al Policlinico. È sempre conseguenza di questa generosità dei napoletani che hanno voluto contribuire, diciamo così, a dare un segno di solidarietà per le esigenze della nostra città. Abbiamo in modo particolare la preoccupazione, anche perché le esigenze dei bambini malati a tutti i livelli, come abbiamo fatto per esempio per i bambini asfittici al San Donato, per i bambini in coma anche al Pausilipon, come abbiamo fatto per le mamme, per la banca del latte materno all'Annunziata, eccetera. È così che sono soprattutto i bambini, però di fatto in molti casi questo serve anche per i non bambini. Lo STEN si occupa dei piccoli neonati che immediatamente dopo la nascita rischiano la vita, con problemi respiratori e malformativi, il cui responsabile è il professor Francesco Raimondi. È uno strumento indispensabile per migliorare una rete di punti nascita che in Campania è molto complessa, forse probabilmente ridondante, ed è lo strumento che permette diciamo, a molti neonati di sopravvivere. La nostra ambulanza trasporta oltre 700 neonati l'anno, ormai da oltre 20 anni, diciamo, individuando la disponibilità di punti di assistenza di terzo livello, e fa molto spesso la differenza tra un bambino che sopravvive e sopravvive in ottime condizioni e un bambino che in realtà ha un destino diverso o probabilmente anche un destino molto triste. Il prorettore della Federico II, Arturo De Vivo, sottolinea ai nostri microfoni l'importanza della donazione della Chiesa napoletana al Policlinico Federiciano. L'occasione è quella di un'autoambulanza, ma il significato, al di là dell'eccezionalità della donazione, è proprio questa, relazione che si istituisce attraverso un dono. Quindi in una misura disinteressata tra due punti di riferimento del tessuto cittadino, due istituzioni, perché a mio avviso la Chiesa è a tutti gli effetti un'istituzione, che si pongono in una rete virtuosa in cui ognuno fa la sua parte.